Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra, fratelli e sorelle verissimi, la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che è anche la giornata nella Chiesa per la santificazione dei sacerdoti, per cui vedremo brevemente in due parti, un po' sul Sacro Cuore e un po' sulla santità sacerdotale, anche su chi è il sacerdote e su che tipo di rapporto che si deve instaurare con i sacerdoti. Cominciamo dalla festa del Sacro Cuore, ricordando che durante le ore sante di questo mese di giugno avremo proprio modo di sviscerare e approfondire bene, come abbiamo già fatto a partire da ieri sera, le rivelazioni di Gesù a Santa Margherita Maria la Cocca, nata nel 1647, morta nel 1690, suora dell'ordine della Visitazione, fondata da San Francesco di Sales, che ebbe il privilegio di ricevere da Gesù in persona alcune rivelazioni attraverso le quali Gesù mostrava a lei e attraverso di lei alla Chiesa intera il mistero del suo cuore sacratissimo. Glielo fece proprio vedere, lo prese in mano, glielo mostrò, e con il desiderio che da quelle rivelazioni in poi partisse nella Chiesa un vero e proprio culto pubblico e ufficiale da tributare al Sacro Cuore, sia con una celebrazione liturgica, appunto, da svolgersi il giorno dopo l'ottava del Corpus Domini, perché il Corpus Domini sarebbe dovuto essere celebrato giovedì della settimana scorsa, quindi capite la connessione che c'è tra queste due feste, no? L'Eucaristia e il Sacratissimo Cuore sono proprio intimamente connessi l'uno con l'altro, e così fu fatto, ma non solo. In questa festa, lo faremo, Gesù chiese che fosse recitato un atto pubblico di riparazione per tutte quante le offese, che proprio leggendo l'atto dopo la comunione vedremo quali sono commessi contro il suo Sacratissimo Cuore. Noi questa sera leggeremo l'atto ufficiale, per quello è stato scritto da Papa Pio XI, da recitarsi solennemente in questo giorno, c'è l'indulgenza anche per questo atto. E poi dal culto al Sacro Cuore nacquero due altissime devozioni da sempre tenute in grandissima considerazione nella Chiesa, che sono: uno, la pratica dei primi 9 venerdì del mese, è la grande promessa con cui Gesù chiuse il ciclo di rivelazione al Sacro Cuore, promettendo a chiunque si fosse confessato, partecipato alla Santa Messa e comunicato per 9 primi venerdì del mese consecutivi, la grazia di non morire in stato di inimicizia con Dio, quindi di raggiungere la salvezza. Chiaramente tenete sempre presente che queste promesse sono sempre subordinate a un cuore che non se ne approfitti, non dice adesso faccio prima del mese, poi faccio qualcosa di vita naturale durante, questo è evidente che non funzionerebbe, no? Però se uno fa una vita normale, questa promessa è certamente degna di fede perché l'ha fatta nostro Signore. E poi l'altra pratica che nacque da questa rivelazione è quella dell'Ora Santa. Molta gente dice: perché l'adorazione si fa giovedì sera? L'adorazione si fa giovedì sera perché Gesù vuole che si faccia giovedì sera. Chiese l'ora santa perché sappiamo che Gesù è stato nell'orto del Getsemani circa dalle 21 alle 24 del giovedì sera. Quindi in teoria l'ora santa sarebbe fatta in una di queste ore, tra le 21 e le 24, poi per ragioni ovviamente di opportunità o di convenienza si può anche anticipare. Perché? Perché fu l'ora in cui Gesù, sentendo tutto il peso dei peccati del mondo e anche quell'esperienza molto misteriosa ma tremenda dell'abbandono del Padre, cercò aiuto, vi ricordate, dagli Apostoli. Pregate un po' come che hanno fatto gli Apostoli? Hanno dormito. È una cosa brutta, perché il nostro Signore disse: una volta sola in tutta la mia vita, per un'esperienza del tutto forte e dolorosa, ho chiesto aiuto ai miei amici. L'unica volta che gliel'ho chiesta non me l'hanno data, dormivano, si sono addormentati. Capite? Da qui la pratica dell'ora santa, Santa Margherita ogni giovedì sera, che ottenuta la superiore, si alzava di notte, rimaneva prostrata per un'ora intera davanti al Santissimo Sacramento a fare appunto quest'ora riparatrice. Il senso di quest'ora era: bene, questi ti hanno lasciato solo, ci sto io adesso con te. E quindi tutta quanta la spiritualità di riparazione che nasce dal culto al Sacro Cuore, che è molto importante e che è una forma di amore grande verso Gesù, cioè: io ti amerò e ti darò col mio
amore, con i miei sacrifici, con la mia preghiera, quello che gli uomini ingrati non ti danno. Questo è quello che Gesù cerca da coloro che lo amano veramente, non soltanto una risposta di amore personale, ma anche un'intenzione di amarlo per quelli che non lo amano. Questo significa riparare le offese commesse contro il Sacro Cuore. Ora, dal cuore di Gesù è sgorgato il sacerdozio, perché il sommo ed eterno sacerdote è Gesù, perché è Lui che si è, non soltanto che ha offerto il sacrificio per la nostra salvezza, che è l'attività tipicamente sacerdotale, ma Lui è stato anche il sacrificio. Sapete che Gesù è sacerdote, è vittima ed è anche altare, unico. Certamente i suoi sacerdoti hanno il compito di amministrare, innanzitutto di celebrare il sacrificio unico della nuova alleanza, che è la Santa Messa, e anche di amministrare la grazia che Lui ci ha ottenuto attraverso la redenzione, principalmente attraverso i sacramenti. Hanno il compito principale di santificare, hanno il compito di predicare il Vangelo, hanno il compito di pregare per il popolo che gli è affidato, hanno il compito di governare le comunità dove vengono mandati, come governa il nostro Signore, cioè con la carità, facendo le serve a tutti, costruendo la comunione reciproca. Questo è il compito di un sacerdote. Ci sono delle preghiere molto belle. Il rapporto ideale tra sacerdote e fedele dovrebbe essere un grande amore e una grande dedizione del sacerdote verso i fedeli, un sacerdote che si spende sotto tutti i punti di vista, è generoso nella predicazione, generoso nell'applicazione della celebrazione dei sacramenti, dei sacramentali, visita le persone, visita le case, vada ai malati, sta vicino alle persone e cerca soprattutto di insegnare, essendo assoluto un testimone, a vivere secondo il Vangelo. La regola di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, il compito che, ripeto, il Vescovo tanto ha a cuore per le nostre comunità parrocchiali, perché è la quinta essenza del Vangelo. Dovrebbe ricevere, diciamo così, dai fedeli, come dire anche lui, una certa docilità, chiamiamola così, non usiamo termini troppo impegnativi, una certa docilità, apertura di cuore, corrispondenza nello spirito di collaborazione reciproca. Ecco, forse non è un caso, stamattina ho consegnato in curia, poi però metterò domenica un bel manifesto pubblico, i nomi di tutti quanti i membri del nuovo consiglio pastorale. Qualcuno sta qui dentro, insomma, quindi è molto significativo questo che si è trovato in questa, non è stato voluto, ma è una coincidenza bella, no? Sicuramente significativa, perché il consiglio pastorale è uno strumento di collaborazione nel governo della vita della parrocchia e anche di cooperazione nella costruzione della famiglia di Gesù, che è la Chiesa, con uno stile del tutto peculiare, importantissimo dappertutto, importantissimo molto anche nella nostra città. Ora, che succede? Succede che di questi tempi ci sono dei problemi grossi. Cominciamo dai problemi nostri, di cui il Papa, non solo Francesco, ma anche suo predecessore, ogni tanto. Allora, a volte i sacerdoti concepiscono un po' il ministero come se fosse un ufficio, d'accordo? Io ci sono come se fosse un ufficio dell'Inps, a disposizione da questa a questa ora e poi sparisco dalla circolazione. Il sacerdote non funziona così, il sacerdote è sempre a disposizione, per questo che vive nella casa canonica a fianco alla Chiesa, perché semplicemente ci sta, cioè non è un lavoro come gli altri, è una missione a cui uno è sempre disponibile. Certamente, io dico sempre, se uno ha letto alcuna di notte mi suona per chiedere un certificato di battesimo, insomma, ecco, però se sta per morire deve chiamare alcuna di notte, d'accordo? Perché se gli serve l'olio santo deve suonare alcuna di notte senza farsi nessun tipo di scrupolo, no? I sacerdoti oggi sono un pochino in difficoltà perché si trovano sovraccaricati a volte di lavoro, c'è chi ha 2, 3, 4, 5 parrocchie e stanno all'interno di una vita abbastanza forsennata e non sempre riescono a trovare un buon equilibrio interiore. Da parte dei fedeli ci sono due cose da cui guardarsi, vi prego di ascoltarmi perché sono entrambe negative. Ecco, primo, delle reazioni brutte da parte dei fedeli, chiunque siano. Le chiacchiere, gli sparlamenti, eccetera. Adesso, queste cose sono cose che non si fanno mai, qualunque cosa faccia il sacerdote, comunque sia. Cioè, ve lo dico anche per quando un sacerdote è in una comunità, deve essere accolto in quanto sacerdote. Non bisognerebbe neanche andarsi a formare, ma chi è questo, chi non è, sennò questo, prima
prima ancora che arriva, cioè già, come dire, il bello o il cattivo tempo già preparato, non è importante. Ringrazia Dio se nella comunità parrocchiale in cui stai c'hai ancora la grazia di un sacerdote, questo è tutt'altro che è garantita, ecco, capite? Perché in alcune parrocchie oggi il nome del parroco è Don Nessuno, non so se lo conoscete, Don Nessuno è sempre più diffuso purtroppo, no? Quindi bisogna ringraziare Dio e non bisogna guardare alla persona, bisogna guardare all'ufficio, al ministero, io l'ho detto tante volte, questo vale per il sacerdote, vale per il vescovo, vale per il papa, cercando di superare, perché non conta l'umanità del sacerdote, se è simpatico, se è antipatico, se è istruito, se non è istruito, se è colto, se non è colto, se è bravo, se non è bravo, se non conta l'ufficio. Monsignor Petrocchi diceva sempre, prossimo cardinale di Santa Romana Chiesa, la predica dell'ultimo dei parroci che si alza dall'angolo nell'ultima delle parrocchie, anziano, che non riesce a parlare, che non sa che dire, ascoltata dai fedeli della sua parrocchia, attenzione alla sua parrocchia, vale più della più grande predica del più grande predicatore. Questo dicevo per far comprendere, capite, quanto è importante questo tipo di legame. Quindi i sacerdoti non vanno disprezzati, non vanno rovinati, al contrario, perché pure questo, i sacerdoti non vanno esaltati o idolatrati o posti su un piedistallo. Non va bene questa cosa qui, non va bene, è un peccato molto grave questo qui, ed è anche molto offensivo nei confronti del sacerdote, perché il sacerdote è un altro San Giovanni Battista, è uno che deve scomparire per lasciare posto al nostro Signore. Per cui le idolatrie, gli attaccamenti eccessivi di qualunque tipo ma alla figura sacerdotale sono sempre negativi, ci vuole sempre un santo distacco. Perché ci avessi davanti pure veramente, ammesso che ci sia, il sacerdote più santo del mondo, tu non ti devi attaccare alla creatura, devi attaccare al creatore. Gesù non vuole che ci attacchiamo ai suoi ministri, vuole che ci attacchiamo a lui. E questo chiaramente va vissuto e dimostrato. Adesso ci fermiamo perché questa non è una catechesi, non c'è tempo di approfondire queste cose, però bisogna fare attenzione, perché il santo rapporto tra sacerdote e comunità, tra fedeli e sacerdote, è un elemento importante nella vita della Chiesa. Ci abituiamo a vivere in parrocchia perché poi riguardi tutti i nostri rapporti, ripeto, con tutti quanti i membri della Chiesa. Questo vale anche per noi. Io non posso guardare se cambia il vescovo, questo mi piace, questo non mi piace. È il vescovo, punto e basta. Stessa cosa vale col Papa. È il Papa, punto e basta. Nel più piccolo vale col parroco. È il parroco, punto e basta. Questo è il sacerdote che in questo momento storico, in questo contesto storico, la Divina Provvidenza manda in questa comunità con il suo bagaglio certamente di cose meno positive, ma anche con il suo bagaglio di doni che non mancherà di portare. Se ci sono anche alcune situazioni, concludo, lo conosco benissimo, in alcune parrocchie si appiccica talmente tanto al sacerdote che ci sono due possibilità: ne viene un altro, io continuo pure a frequentare la parrocchia, ma tanto ho le orecchie completamente attappate, non mi attappo da solo. Qualunque, cioè, fosse pure il più santo di tutti, per me quello che c'è stato è insuperabile, d'accordo? Quindi proprio di qualunque cosa, e non sto manco a sentire. Questo non va bene, questo qui, d'accordo? Perché tu sei l'ultimo dei disgraziati di questo mondo, ci avrà qualcosa da darti. Oppure c'è la sequela del sacerdozio, quindi si dimentica l'appartenenza parrocchiale per seguire esageratamente il sacerdote. Queste sono cose che date a Dio non vanno bene e dobbiamo correggerle, i pastori devono correggerle per quello che riguarda i fedeli devono correggerle per quello che riguarda i pastori. Bene, vediamo Maria Santissima che ci doni la grazia di dedicare bene questo mese a entrare nel mistero del cuore di Gesù, che è l'innamorato delle nostre anime, senza mai scambiare l'amico dello sposo sposo, e ci prepariamo alla festa del cuore immacolato di Maria. Vi ricordo che domani mattina, per chi volesse celebrarla, alle 8 ci sarà una messa in italiano, la messa della Beata Vergine Maria propria. È un gesto molto significativo e molto importante ricordare con il cuore sacratissimo di Gesù anche il cuore immacolato di Maria. Le cui liberazioni sono un pochino poste, ma di questo ne parleremo, Dio piacendo, domani mattina. Siamo lodati Gesù e Maria.